Mosè ubbidì e andò in Egitto, accompagnato dal fratello Aronne. Si riunirono con i capi di Israele e gli raccontarono qual era il piano di Dio. Essi ascoltarono, gli credettero, si rallegrarono molto e si riempirono di speranza nel sapere che Dio li amava e che voleva che non fossero più schiavi in Egitto. Mosè parlò anche con il faraone e gli riferì che parlava da parte di Dio. Gli disse anche che Dio voleva che egli liberasse il popolo di Israele, ma il faraone si arrabbiò. Non considerò Mosè e iniziò a trattare gli israeliti ancora più duramente. Mosè, vedendo che il faraone non lasciava libero il popolo di Israele, lo avvertì che una terribile disgrazia sarebbe caduta sull'Egitto. Ma il faraone non lo considerò. Allora Dio cominciò ad attuare il castigo. Le acque d'Egitto si tramutarono in sangue. Sciami di cavallette rasero al suolo tutte le coltivazioni. Ci furono malattie che uccisero molti egiziani, ma il faraone seguitò a non lasciare liberi gli israeliti. Grazie per avermi seguito fin qui e se cerchi storie di valore ti invito a iscriverti al canale. Troverai contenuti che aiuteranno te e i tuoi figli a crescere nella fede.